E vabbè, dopo aver fatto questa sgropponata, si dice così, penso, insomma, quattro passi, quattro sgambettate, è anche il caso di fermarci un attimino per poter bere qualcosa e discutere con Sounder Up, dico bene? Si scrive così, chi ha visto si scrive così, ora il nostro regista sta facendo un bel primo piano. Perfetto, torniamo a noi, chi sono i Sounder Up? I Sounder Up sono un gruppo, cominciamo a presentare... Certo. I Sandrop sono un gruppo di quattro persone, tra cui una voce, un ingegnere del suono, un chitarrista e un DJ che purtroppo oggi non c'è. Eccolo là, abbiamo... abbiamo la controfigura oggi. Vero, vero, giusto. Allora, Sandrop è un nome particolare che vuol dire tutto, magari per qualcuno... Sandrop è un nome semplice, che vuol dire semplicemente il megafono, per rievocare la nostra voce, il nostro grido verso... un'idea che abbiamo avuto di fare musica dance con suoni rock. Capiamo, sì, questa musica dance con suoni rock, cioè voi avete fuso la musica dance con i suoni rock, perché avete aggiunto i suoni da banco, chiamiamolo proprio così, sì, da banco DJ, avete aggiunto dei suoni analogici, i suoni, possiamo anche dire i suoni analogici. È quel tipo con la barba che, sì, c'è, da me, che risponde al nome di Johnny. Quello che ha un brutto aspetto, sembra molto cattivo, in realtà lo è. Lo è, in effetti è cattivo, è grande e grosso, qui stammi lontano. Grazie, ecco, inquadriamo anche lei, che è una bella donna, se la facciamo vedere anche in televisione. Buongiorno. E quando ci vuole ci vuole, quando ci vuole siamo ci vuole. Siamo in TV. Siamo in TV, per cui andiamo tranquilli. Brixia Channel. Allora, dopo questa pausa, piccola pausa, cioè piccola pausa, tu hai visto qualcosa davanti, non vogliamo saperlo, andiamo avanti con il nostro lavoro, perché qui abbiamo il quarto occhio che guarda, che è quello di Paghi Annacone, alla regia. Allora, dicevamo, riusciamo a... dove eravamo? Eravamo arrivati. Al megafono. Al megafono, no, i suoni analogici su musica dance. Esatto. I due musicisti primari del gruppo, che sono e un chitarrista. E poi lui che faccia l'angelo. Faccia l'angelo, suona il basso, suona il pianoforte, suona il violoncello, suona un sacco di strumenti. Quindi. Tutti sul palco? No, noi sul palco ci presentiamo con la chitarra analogica, sì, un DJ, lui che gestisce un po' i suoni di tutti, perché... Magari lo state vedendo anche in sovrimpressione, sì, perché noi possiamo permetterci un suono. Se me lo mettete qua... Sovrimpressione, e contiamo lo live. Lo picchiamo un po'. E poi ci sono io che sono la voce. Non è un vero e proprio live, è un DJ set performing, quindi c'è una parte di vocalist, una parte di performing vero, quindi con un cantato sul palco. Ci sono sia produzioni nostre, quindi canzoni nostre, sia cover, chiaramente remix di cover in chiave dance. Quando sarete poi celeberrimi, cioè celebri al massimo, le cover le mettiamo da parte. Esattamente. Facciamo solo roba vostra. Questo è l'obiettivo. Sarebbe anche il caso così di dire la vostra formazione. Tu sei frontman in questo caso, sei la voce. Sì, io sono sei Stefano. Stefano Shooter. Stefano. Stefano Shooter, se hai capito, perché guardate un po' in giro quello che c'ha. Stefano Shooter, anche campione, nonché istruttore di kickboxing, ma questo c'entra poco con la musica. Vabbè, ti tengo tranquillo, perché sai che non si può mai sapere. Potresti servirmi, non si può, eh? E poi abbiamo Faccia d'Angelo. Faccia d'Angelo, Andrea Speroni. Ecco, e... Alex Speroni. Andrea. Ah no, perché conosco un altro Alex Speroni, ma è sempre nel campo. In arte Andrea Speroni. In arte Andrea Speroni, proprio in arte Andrea Speroni. Johnny, in arte Johnny. Fine. Johnny che suona una magnifica chitarra. Che ci do dentro con la chitarra che ci do. Mai in playback, sempre tutto. Mai in playback, noi odiamo il playback. Ci beviamo? Sì, stiamo qui ancora qualche minuto. Intanto ci gustiamo il famoso special drink, dopodiché continueremo la nostra passeggiata per Brescia. Sono stati già un po' in giro. Fa bene passeggiare, no? Benissimo. A più tardi, come diceva il grande Sabani, a frappè. E beh, che certo che dopo una passeggiata voi ci fate una trincata, si dice come dite voi? Trincata. Voi di Lodi, come dite? Trincata. Trincata. Voi di Piacenza come dite?
ci siamo bevuti una bevuta. Sì. Siete sfatti. Non diciamo quanto hanno bevuto, perché sono più che fare il palloncino, noi fanno la mongolfiera, per cui non è il caso. Innanzitutto vi faccio i complimenti per la maglietta cattivo assai, che quella spacca veramente di brutto. Potremmo mica mettere una maglietta normale con voi, la verità, dai. È giusto. Allora, ci accomuna la passione che tutti nel gruppo abbiamo per la musica rock. Cioè, noi nasciamo più rocker che proiettati verso la musica dance. Però sulla musica dance abbiamo una passione più che altro per le serate di divertimento e quello che è proprio viva, ballo inteso come discoteca, e abbiamo fuso le due passioni e abbiamo creato questo genere diverso, come ti ho detto prima, che è un genere che è un po' strano. Infatti, potrebbe sembrare, il format si chiama Rock Your Dance Project. Quindi, ecco, qui quando vedrete dei cartelli con dei loschi individui con un nome indecifrabile nel senso della tipologia di musica che fanno, sicuramente sono i sound rap. E qua si chiama RUP. Non è, perché uno pensa che rap è inteso come rapper, no? Invece sound loop o sound rap, in questo caso con la pronuncia originale, significa appunto megafono. Ma noi sto megafono però vogliamo che arrivi oltre confine, cioè giusto, no? Siamo d'accordo? Noi vorremmo arrivasse ovunque il megafono. Previsioni di questi sound rap, è un disco che è in uscita prestissimo, è ancora alla fase mixaggio, perché per fare un disco del genere non è molto semplice, bisogna lavorarci a 8, 9, 10, 42, 36 mani. Esatto. Bene, no, bastano 4, dai. È un disco particolare perché 8 orecchie vanno bene. 4 mani e 8 orecchie. Meno orecchie più mani, forse meglio. Sarà me la parola orecchie da fastidio. Comunque, comunque è una canzone particolare perché è una canzone d'amore. La canzone si chiama Love Again. Uscirà brevissimo. Essendo una canzone appunto differente, non diversa, differente rispetto al nostro standard, quindi è più un disco tranquillo, più commerciale, vogliono vedere, meno casinista. Più di fino, come si suol dire, come dicevano i vecchi una volta che lavoravano con la lima, bisogna andare di fino. Quindi prestissimo troveremo questo disco, sicuramente ci sarà una bellissima presentazione, anche perché ormai si fanno delle belle eclatanti presentazioni e noi non saremo da meno. L'etichetta è segreta, non la sveliamo ancora, ma è una sorpresa anche quella lì, teniamocela per noi. Vi lasciamo un po' col dubbio, con il gusto di sapere, ma il sapere e non sapere, è giusto? Diamo un po' delle informazioni, ma sul vago, per cui vi diamo appuntamento a prestissimo con i Sound Rap. Yes.